insomma, me la fa o non me la fa, signore? Ah, signore, è fatta. Gliel'ho fatta. T'ha fatto male? Ma se questo c'è la mano che è una piuma, ma che ha fatto male? Ah, giovano, sta mano può essere ferro e può essere piuma. Oggi è stata una piuma. Chi è? Io la saluto, signore. Io vi ringrazio. Mi vado a fare una mezz'ora di sonno, perché io vengo dal prete. Sto mestiere non è un mestiere, è una galera. Madonna, ma come vi chiamate? Come mi chiamo? Mi chiamo del principe, signore. Ma pure la voce ti è cambiata, nemmanco la telefonata mi avresti fatto. Vabbè, da che c'entra spesso riallacciare un certo tipo di rapporti, cioè così, c'è abbastanza problematico. Abbastanza? Problematico. Ah, ma ti è qua fatto abbracciare un certo. Che te possino, però te faccio, sto sempre qua. E te, ma te sto buono, te sempre questa sta violenza, da. E che maglia violenza questa, che violenza, non c'è? E te, pianta, dai, che c'è gente, su. Vabbè, andiamo, va. Ma fumate la sigaretta? No, non fumo. Meno male, va, almeno sto vizio te lo sei levato. Arge, io gli chiedo una cosa. Ma come mai ti è uscito sto timbro di voce? Papà! A me sta voce mi mette un brivido. Arge, come facevi con sta batteria? Sempre con questa violenza in tutto, madonna! Ma che violenza questa? E questa ammazzare qualcuno? E quando che sto la invece magari due coglioni così! Scusa, Ruggè. Scusa. No, Ruggè, hai capito male. Don Arfio stava qui perché te voleva. Te voglio stare a sentire, te voglio conoscere meglio, perché è un grosso studioso di morale. È un grosso filosofo, oh, è nome di chiesa con due cose così, a Ruggè! Parla, va, racconta, ma che sei, te la sette, la tribù, i carbonari, i massoni, ma che sei? Mai massoni, Mario. Vabbè, vai, guarda, parla, racconta. Vabbè. Tant'è vero che feci un enorme pallottolone e lo buttai proprio giù nell'arno, no? Scarpe, camici, calzoni, tutto da sotto a buttare. Tutto. E parlate, e che ero, pappagalli? Molto scale che stanno pure i pappagalli. Scusa, Mario, ma non è... Come t'ha chiamato? Amore, amore, amore. Lo sente, padre, l'ha chiamato pure amore. Ma li mortacci sua, ma lei non dice niente, padre. Mario. Lo sente, ma lei non dice niente. Scusa, Mario, noi ci troviamo qui per ascoltare, valutare con serenità, ma io direi anche con rispetto, perché io nel suo racconto ci trovo anche dei punti di estremo interesse. Prego. Ma interesse di chi? Ma interessa di che? Tutti dentro la piscina con sti cosi da fuori! Ma padre, ma va via così, senza una casa, senza una famiglia, con le pazze al culo, ai semafori a chiedere la deposita! E con sta stronza che so dura che sta mastica, ma che te cianci, io? Guarda che io a mio padre gli ho già sputato in faccia, attento fascio, che non ci metto niente. A me fascio, io fascio. A socco io mica so comunista così, sa! So comunista così! E a te? Avevo giurato che tu facevi il sano. Grosso, forte. Ho sbagliato tutto. Che te devo fare io? Pensa che questo va dietro di ciascuno a piano lombarda! Bravo, analoghi. Anacoli, anacoli, anacoli da che? Tu stai là con tuo padre! Questo stava lì con uno che dice che c'era una spada di fuoco! Basta, ma lo vanno avanti o non lo vanno avanti con sto disgraziato? Scusa, Mario, vede, Mario, dipende da quale angolazione noi le valutiamo queste teorie, perché la chiesa di oggi... Sì, di oggi, di ieri, di domani, dopo domani... Basta, ma siete tutti rincoglioniti, se va avanti così, padre, pure lei che si butta dentro quella piscina! Ma cosa le mori? Lei che è una persona intelligente, una persona curta, mi può venire su lei? Venga su, professore. Eppure in vestaglia, niente per niente. Sto prete perde colpia, professore, ma deve venire su lei, sia gentile. E lei è una persona intelligente. Sì, sì, pure in vestaglia, non ha importanza, professore. Vabbè, professore, questo gli ha detto che la televisione non ce l'ha. Ma volevo andare sotto, volevo parlare di lui, di com'è, di come non è, di come dovrebbe essere, professore! Ah, professore, noi ricominciamo a divagare. Io mi ho chiamato qui per parlare di chitarre, dei tamburi,
Desordati de poche! No, ma per il discorso, o sai quanto tempo ci ho messo io da casa mia a Pia Laurelia? O sai da ma ci avrei messo mezz'ora! No, no, 45 minuti, da Aurelia a casa mia? Ma 10 ore, 21! No, no, un'ora e 45 minuti, o sai perché? Perché la cosa sarà nonostante il stessimo del 14 d'agosto, il traffico mica andava verso il mare, no, tutti quanti dovevano stare. Ma stai a bomballare, fai ridurre il cervello, zitto, ma la famiglia l'hai portata, i ragazzini? No, zio, no, portati, però c'è un motivo. Ma io volevo dire tutta la famiglia con quello, no, ma lo sai! O so, zio, comunque si affida, le fida perché io sono giro. C'è sempre avuto una certa ascendenza. C'è sempre avuto A parte il fatto che sto termine fidanzato, mi pare che ci sei rimasta solo te a dirlo. Però se proprio lo vuoi sapere, tra noi c'è un rapporto molto libero e molto sciolto, va bene? Un sacco aperto poi a tutte le esperienze. C'è qualcosa da dire? No! Come no? Cioè, sì, sì! Sì, perché tanto qua, tanto è tutta una risata, anche il matrimonio è una risata. Io ricordo che nell'autunno del 1968, mio figlio Gabriele ebbe il coraggio di annunciarmi. Ma basta con Sofia, professore. Tanto non regge come esempio. Abbia pazienza. Potremmo comprendere la valescenza della bellezza estetica. Poi, cari ragazzi, se lo volete capire, lo capite. Se non lo volete capire, allora sapete che vi dico. Che io valzo e mi vado a lavare le mani, come quando Pilato se lavò le mani di fronte a... A nostro signore. Santa Madonna, manco le base del mestiere dei ricordi. Ma che cazzo, Arfio! Vabbè, ci sentiamo allora. Se te che te li fa sentire, mo fa che stiamo un attimo senza di disse, no? In fondo sto discorso è varsa a qualche cosa, te pare a te? O bene o male che sia stato, è sempre varsa a qualche cosa, te pare a te? Contento te. Ah, Fiore, mi raccomando a te. Mi vuoi bene, stai vicino. Questo è il mio figlio. Hai capito, Fiore? Vabbè, ciao. Ciao, papà, ci sentiamo, eh. Manco voglio sapere andare a dormire. Mi pieno, i brividi mi pieno. Cristina.